Oggi l'Europa ha deciso di spendere il secondo miliardo dei 2 di euro previsti per fornire munizioni alle forze armate ucraine. Ci sarà una sorta di appalto pubblico di acquisizione unica, così come è successo per i vaccini. La proposta cinese contiene alcuni elementi critici, anche se Parla di Pace accoglie una parte delle proposte che erano nel documento approvato dalle Nazioni Unite.